2014, va bene, allora l'abbiamo letto. Allora adesso diamo la parola al sindaco che vuole intervenire. Grazie Presidente, sarò breve, però oggi si è fatto un buon lavoro. Ringrazio il Consiglio Comunale, la maggioranza, i colleghi dell'opposizione che sono rimasti fino alla fine e anche quelli che sono andati via, perché io penso che non sia stato vano lo sforzo di cercare di giungere a un documento più largo, perché come è stato detto la dialettica democratica e la politica è anche questo, cercare, ma oggi abbiamo il dovere di essere chiari. Io voglio dire con orgoglio della nostra città che siamo stati i primi, non intendo dire i primi come persona, i primi come città, con movimenti diffusi, non solo qua dentro, ad opporci allo Sblocca Italia. E oggi possiamo dire che l'11 aprile, data in cui è stata convocata una conferenza dei sindaci che si sono schierati contro lo Sblocca Affari, si riuniranno a Bagnoli, nella porta del parco. Perché sono tanti i sindaci, è stato ricordato oggi, quasi tutti i sindaci della Sicilia, tantissimi sindaci del Mezzogiorno, molti sindaci del Nord Italia, che si sono schierati con atti sostanziali e atti formali contro lo Sblocca Italia. A noi è stato dedicato addirittura un articolo, l'articolo 33, quindi è chiaro che l'epicentro della lotta allo Sblocca Italia è Napoli. Quindi oggi noi dovevamo mantenere un livello alto e voglio dire che se oggi il governo deve far scendere in campo forse la persona più autorevole che gravita da un punto di vista istituzionale nell'orbita del governo, che si chiama Raffaele Cantone, e che evidentemente quando noi evocando il nostro maestro Francesco Rosi dicevamo che non volevamo consentire a nessuno di mettere le mani sulla città, evidentemente perché questa città, non questo sindaco, questa città nella sua maggioranza, secondo me, ha espresso una parola chiara, no alle speculazioni e no all'immobilismo. Allora oggi perché era una giornata importante? Era una giornata importante perché noi non dovevamo solamente ribadire un no. Oggi noi abbiamo presentato per la prima volta in modo completo, seppur nelle grandi linee, un piano su Bagnoli. Poi entreremo nelle prossime giornate e qui ringrazio Attanasio, tutti i consiglieri che volevano dare un contributo anche maggiore in termini di emendamento e hanno avuto la sensibilità politica di rimandare ai prossimi giorni. Andremo anche a Bagnoli perché c'è l'impegno preciso di andare in un'assemblea pubblica, sottoporre a un confronto cittadino per poi presentarci dal governo o dal commissario, chiunque esso sia, col nostro piano. Io l'ho detto anche a Raffaele Cantone, noi non è un problema di persona fisica. Noi siamo contro il commissariamento, io ho già dato mandato agli uffici dell'avvocatura che non appena il commissario sarà nominato, sarà Cantone, sarà Pasquale, sarà Alfredo, noi impugneremo la nomina, perché questa è una battaglia di difesa dei diritti costituzionali. Se poi il governo ha messo in campo Cantone, è ovvio, l'avete detto voi, è chiaro che noi siamo persone che stanno nelle istituzioni, fin quando non cade la legge che decreta la nomina di un commissario, o fin quando una qualche autorità non farà venir meno la figura del commissario, qualunque sarà il commissario, però ce lo dobbiamo chiedere come mai il commissario l'altro giorno non è stato nominato. Evidentemente è un tema che non è un tema da bar o un tema da salotto politico, ma chi controlla? Il controllore, l'ha detto bene prima Gennaro Esposito, attenzione, questo è un paese che per nascondere una corruzione dilagante che è aumentata paradossalmente col governo Renzi, Expo, Mose, l'arresto d'Incalza, il coinvolgimento politico sicuramente del ministro Lupi, cerca mettendo una persona per bene, tecnicamente ai massimi livelli, un professionista indiscusso come Cantone, Cantone deve andare il mago Merlino che adesso lo buttano ovunque e rischiano di bruciarlo, ma è ovvio. Perché se si fosse nominato Cantone 4 giorni fa l'avrebbero messo in un tritacarne che veniva istituzionalmente bruciato, perché alla prima denuncia chi controllava gli atti del commissario? Allora noi la strada la teniamo molto chiara, bisogna rientrare nei parametri costituzionali e noi oggi siamo più forti, perché noi oggi abbiamo discusso di Bagnoli nel merito, abbiamo discusso di come noi pensiamo Bagnoli. Non calata dall'alto, perché il lavoro che ha presentato egregiamente Carmine Pisco è frutto di un ascolto, qualcuno oggi in modo provocatoriamente
dall'opposizione diceva ci avete fatto aspettare 4 anni, ma non è vero, sì, i ritardi per carità ci possono stare, ma questo è frutto di un dialogo, di un ascolto, di un confronto. Ancora oggi, anche all'interno della nostra maggioranza, su quel piano ci può essere qualcuno che è più sensibile al porto, qualcuno lo è meno, qualcuno il parco come deve essere, però insomma oggi siamo in grado di poter dire che da qui a qualche settimana, dopo un altro passaggio in consiglio e dopo un'assemblea cittadina, noi possiamo andare dal Presidente del Consiglio Renzi, dal Commissario Cantone, chiunque esso sia, questa è la città e lo sanno perfettamente, lo sa Cantone come lo sa Renzi, che senza la città di Napoli non si va da nessuna parte, ma non è un ricatto, non è una minaccia, perché loro sanno che hanno sbagliato, siccome oggi devono fare un nuovo decreto. Perché devono consentire, evidentemente, se permane la scelta di Cantone, di fare un decreto che regga al vaglio del Quirinale e a un minimo di equilibri costituzionali. Noi oggi che cosa abbiamo detto al governo? Se state scrivendo un altro decreto legge, tenete conto dei parametri costituzionali, perché altrimenti non passerà nessun commissario, non è perché mettete Cantone la città di Napoli sarà più morbida. Sarà più sorridente quando incontrerà Cantone, ma la durezza dei contenuti sarà esattamente la stessa. Ecco perché oggi sono contento. Sono contento perché abbiamo scritto una bella pagina di confronto, di dialogo, di serenità, di ascolto, ma questa città ha una maggioranza politica che su uno dei temi più delicati ha retto fino alle ore 20. E questo credo che sia un passaggio importante di cui bisogna dare atto anche al Presidente Pasquino, che ancora una volta ha saputo tenere quest'Aula in modo egregio. Quindi vado a concludere sul tema dei commissariamenti. Il governo si è reso conto che ha sbagliato. Io credo che politicamente la città di Napoli, e non solo la città di Napoli, questa partita l'ha vinta. Renzi ha pensato con quella legge di sbloccare l'Italia, invece ha attivato un meccanismo di crescita dell'alternativa politica nel nostro paese, sociale e politica, proprio sullo sblocca Italia. Perché i commissariamenti insegnano che sono l'epicentro dell'affarismo, della corruttela e della penetrazione delle mafie istituzionali all'interno delle istituzioni del nostro paese. Ecco perché da oggi la battaglia sarà ancora più forte e noi ci auguriamo che il governo faccia un passo indietro. Se non vuole fare un passo indietro deve rientrare nei parametri costituzionali e l'11 aprile saranno tanti sindaci d'Italia, insieme a tanti cittadini, a tante realtà associative, a tanti movimenti, a ricordare al nostro governo che l'economia e il lavoro del nostro paese non ripartono con trivellazioni, cementificazioni, grandi opere pubbliche inutili, inceneritori e partite come Ilva, Porto Marghera e Bagnoli. Si parte dai poteri ordinari affidandosi alle comunità locali, affidandosi alla politica degli eletti e non dei presidenti del Consiglio nominati e non eletti. Quindi io credo che oggi noi abbiamo scritto, comunque vada, una pagina democratica e io sono orgoglioso di appartenere da consigliere a questo Consiglio Comunale e vi ringrazio perché oggi mi sento più forte nel portare avanti una battaglia tenendo conto anche delle osservazioni che sono venute dall'opposizione che in questo Consiglio Comunale ha espresso legittimamente e con forza una propria opinione. Grazie. Grazie Sindaco, grazie a tutti e ci vediamo martedì. La seduta è chiusa. Grazie.